Original che fa arte con i rifiuti e guarda con attenzione all'arte che sta dietro la produzione e la trasformazione in prodotti di eccellenza di ciò che la terra produce, rappresenta un collegamento ideale con un'unica filosofia di fondo, che è quella, ritorniamo alla premessa, della salvaguardia e tutela del bene. Però dicevo, questo è un aspetto, i prodotti, poi c'è il momento artistico che resta quello principale, il motore, diciamo la spinta che ha dato la possibilità a Ricicla in 7 anni di diventare quello che è diventato. Qui a fianco a me c'è Guido Manca, che è responsabile delle pubbliche relazioni del Tavolo Museale dell'Università La Sapienza di Roma. Negli anni Ricicla, edizione dopo edizione, è riuscita a dialogare con diverse istituzioni universitarie. Proprio su quello che è stata, su questa esperienza, che per usare le parole del direttore artistico di Ricicla nel corso dell'inaugurazione sabato scorso, Francesca Sabia, ormai è diventato in questo territorio, ma oltre questo territorio, per quello che produce un punto di riferimento anche per l'arte contemporanea, perché sta dando degli stimoli importanti anche su questo argomento specifico, sull'arte contemporanea, non soltanto sui grandi temi. Quindi vi sono diversi stimoli che escono fuori da Ricicla. La sua presenza qui ci serve anche per capire se questa ambizione, perché è un'ambizione quella di Ricicla di essere anche in parte un punto di riferimento per l'arte contemporanea, è un'ambizione che può e merita di essere coltivata. Guido Manca. Ma io intanto saluto del presidente del Polo Museale Sapienza, che non è una struttura museale, diciamo, di tipo classico, sono i 22 musei della scienza all'interno delle facoltà della struttura della Sapienza, uno dei più grandi atenei d'Europa, e in questo ha un primato notevole, perché abbiamo dai reperti dei laboratori di chimica alla fisica, alla medicina, alle questioni delle raccolte già in antico, la Sapienza, come sapete, è una delle università che si è occupata per prima di grandi raccolte a livello planetario, per quello che riguarda l'orto botanico, per quello che riguarda le collezioni anche antropologiche, i reperti di antropologia. Io però, a parte questo, volevo dire poche cose. Credo intanto che debba essere fatto un complimento alla tipologia dell'iniziativa per la complessità che ha, soprattutto per questa complessità. E con grande piacere accolgo questa attività anche di impegno da parte della struttura, diciamo così, più rappresentativa dell'aspetto umanistico. Una delle finalità del Polo Museale è proprio quello di tentare un'operazione di respiro sull'unificazione della conoscenza umanistica e scientifica. Io non posso che essere laico, seppur cristiano, e mi ispiro, per fare una sintesi molto succinta, a quell'immagine alla Cappella Sistina dove si vede Adamo che va, no, verso la conoscenza, verso il Dio cattolico, il Dio cristiano in questo modo, e la reinterpreto in modo laico questa cosa, e vorrei formulare un principio di fondo. Noi abbiamo avuto una scienza spesso vista come in contrapposizione a una visione creazionista. Io credo che noi dobbiamo uscire da questa cosa per entrare in una dimensione per cui la scienza e la conoscenza è patrimonio comune dell'umanità. E la scienza e la conoscenza soprattutto ci evita l'errore di avere atteggiamenti di tipo, tra virgolette lo metto, non è riferito alla parte, ma di tipo predicatorio, nel senso che la classica situazione del papà, del genitore, che dice
bambino non fare questo perché non va fatto. Io credo che noi dobbiamo entrare in una dimensione diversa. Allora la dimensione diversa me la voglio permettere, visto che si parlava anche di un ambito filosofico di questa vostra iniziativa, io mi permetto di modificare addirittura una frase famosa, illuminista tra l'altro, quella che dice nulla si crea e tutto si trasforma. Io l'ho trasformata questa frase per renderla anche più viva dal punto di vista di ciò che riguarda il discorso dell'ambiente. Io dico, noi abbiamo una esperienza millenaria di abitudine al concetto di dispersione. Il primo ostacolo, enorme ostacolo, a tutti i livelli, nel basso e nell'alto di chi governa, è quello di comprendere fino in fondo che nulla si disperde nel sistema planetario, nulla si disperde e tutto si trasforma. Sta a noi decidere se questa trasformazione sarà in equilibrio con le condizioni di vita sul pianeta o in conflitto con le condizioni di vita sul pianeta. Io credo che indipendentemente dalle questioni di carattere ideale, filosofico, economico, anche di sviluppo, non è in questione lo sviluppo, non è in questione la crescita, è in questione il come, che è cosa ben diversa, non è questione, è il problema è appunto avere la consapevolezza che sul pianeta Terra nulla si disperde, per cui tutto quello che noi facciamo è un concetto importantissimo perché poi investe tutti i campi del sapere, anche del processo educativo, anche del processo formativo. Il processo educativo e formativo è importante da questo punto di vista, c'è un gap. Lui l'abitudine non solo allo spreco, ma proprio a non capire che, ad esempio, io la faccio molto breve, anche se è sostanzialmente difficile, quasi impossibile, perché poi si dovrebbe entrare nei contenuti delle cose, è sostanzialmente importantissimo capire che il ciclo dell'acqua, per esempio, con le sue condizioni di stato, solido, liquido e gassoso, è un ciclo che pervade l'intero sistema, pervade il nostro organismo. Ma potremmo dire così, l'acqua che mangiamo. Noi siamo